Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Ultimo giorno a Seoul purtroppo, ma sarà una giornata ricca di emozioni, di cose da fare. In realtà, come sempre, sono già sveglia da un po', perché mi sono svegliata alle 8, sono le 10.50, abbiamo fatto colazione, ho montato il video, mi sono truccata, lavata, preparata e devo soltanto finire di vestirmi. E poi usciamo a fare l'ultimo giro di shopping. Devo ancora finire di prendere alcune cose per Ale. Devo trovare almeno una calamita, perché qui ci sono pochi souvenir. Una calamita per mia madre, che lei colleziona tutte queste cose. Poi a pranzo finalmente ci incontriamo con l'amico misterioso, che poi non è tanto misterioso, perché tanto l'avete capito tutti che è Seoul Mafia, Marco. Potevamo mai venire a Seoul e non incontrarlo? Mai nella vita, non era contemplato. Tra l'altro ho le sue famose gocciole da portargli. Viene qui in zona dove abbiamo l'hotel noi, che appunto è Hyundai, e stiamo un po' insieme. Dopodiché alle 4 io e le ragazze abbiamo da fare l'ultima cosa, tanto l'avrete sicuramente letto nel titolo, quindi ve lo dico subito: ci andiamo a fare un tatuaggio. In realtà quando ero partita, quasi tutte anzi, l'avevamo già detto: quando arriviamo lì facciamoci un tatuaggio, troviamo il tipo, bla bla bla. Abbiamo cercato un po' su internet, abbiamo chiesto, in realtà in Corea i tatuaggi sono illegali, quindi le persone si fanno contattare o su KakaoTalk, che è una sorta di WhatsApp che hanno qui, oppure dovete andare in dei centri dove praticamente ci sono dei medici che vi fanno il tatuaggio. Però sostanzialmente sono tutti tatuati. Cioè io venivo in Corea con l'idea che mi avevano detto: no, perché ti guardano male tutti i tatuaggi? Cioè proprio non gliene può fregare di meno. Sono letteralmente, almeno qui poi in zona dove sono io, tutti tatuati. Cioè non ce n'è mezzo che non abbia tipo almeno metà braccio pieno. Quindi calmiamoci un attimo. E quindi sì, andiamo a farci un tatuaggio. Io e Ross ce ne facciamo uno, tra virgolette, un po' abbinato. Poi mentre sono lì ve lo farò vedere. Quindi finisco di andare, così ci vediamo giù. Sono le 11:20 tipo, e i negozi sono ancora quasi tutti chiusi. La tizia qua del negozio delle lenti, che tra l'altro adesso andremo a vedere, sta ancora pulendo i vetri. Però ho riflettuto su un fatto: effettivamente loro non fanno né pausa pranzo né nulla, né nessuna pausa, cioè fanno orario continuato. Quindi probabilmente c'ha senso, alla fine le ore sono quelle. Ok, altre cosine prese. Queste sono per Ale, queste sono per me, queste sono altre lentine, un po' per Ale, un po' per me. Cioè per Ale ho preso queste, per me ho preso quelle mensili che costano di meno. Quindi consiglio, se le dovete prendere, prendete quelle mensili. Cioè magari vedete il colore e poi prendete, no? Ok, la versione. Tra un po' dobbiamo incontrarci con Marco. Mi ha scritto: vediamoci all'uscita 3 della metro. Qui parlano per uscite di metro praticamente, da quello che ho capito. Ma tipo a zone, no? Si esce una zona, è la zona 3, poi c'è la 4, la 5 eccetera. Guardate cosa stiamo mangiando. Questa è la zuppa di pork belly e kimchi. E siamo con Marco, che ha una pelle bellissima. Sì, giusto, sembra piccolissimo veramente, cioè mai indovinare l'età di Marco, mai. Non provate neanche a indovinarla, non indovinate. Non ci provo, no. Perfetto. Allora mangio. Oh, questa è buona, questa ti piaceva, il mais, quello. Oh, sì. Credo il mais ti piace, il mais. Siamo state a mangiare in questo posto, questo, e siamo praticamente sempre a Hyundai, però siamo usciti alla stazione 3 della metro, ci siamo visti con Marco, appunto. Poi vabbè, dovevamo cercare il solito posto per Ross, vegetariano eccetera eccetera. Eccola, sempre lei, pietra dello scandalo. Adesso stiamo pagando, abbiamo pagato tipo, sarà 11 euro per mangiare. Tranquillissimo, buonissimo, una cosa che non avevamo mai provato tra l'altro. Come si chiamava la zuppa? Ridimmi il nome. Sangyeop kimchi jjigae. Quello, esatto. Io zuppa di kimchi con pork belly. Traduzione. Esatto, perfetto. Però buono. In italiano poi. Ok, adesso andiamo verso la zona che dobbiamo farci il tatuaggio. Yeah, Ross è molto contento. Tigre. Tigre. Questi sono quelli di Ross. E queste qua sono le nostre tigrette. Sto facendo quelle di Ale, ma non ve li faccio vedere. Ok, inizia la Ross. Ok, hanno fatto tutte le ragazze, ho fatto andare prima loro. Adesso tocca a me. Il problema è che questa ragazza ci mette molto molto tempo. La mia tatuatrice con lo stesso tempo avrebbe già fatto tipo, penso, 10 persone. Comunque,
Questo qui è il mio, guardate che carino. Visto che siamo venuti in Corea nell'anno della tigre, che va ovviamente con il calendario cinese, volevamo farci questo ricordo. In più io sono nata nel 98, che era l'anno della tigre sempre, quindi per me ha un doppio significato. Poi è veramente chiottina. Stavo pensando di farlo in un punto un po' particolare, che non avrei mai pensato di fare in tutta la mia vita, però effettivamente è molto carino. Praticamente io qui ho questo neo, lo volevo fare sopra il neo. Sto seguendo la mappa per tornare verso l'hotel. Praticamente si è fatto buio, quindi non io che cammino da sola per le strade di Seoul. Però qua è veramente tutto così tranquillo che forse è troppo tranquillo. Ed è l'inizio di una storia horror. In questa città è tutto così estremamente intuibile, nonostante appunto tipo i cartelli ovviamente siano scritti in coreano eccetera eccetera. Ma vi basta veramente la mappa. Io adesso mi sono allungata perché volevo arrivare sulla strada principale senza fare le stradine dietro, però cioè sostanzialmente basta che poi sbuchi qua e l'hotel è qui, c'è ormai la strada a memoria imparata. Ah, guardate che carino dentro questo piccolo centro, c'è il caffè di cinnamon, ma che carino. E qui c'è un negozio K-pop, quindi ovviamente noi entriamo. Eccola finalmente. No raga, non avete capito, la prossima volta parti così. Tu la imbarchi, quella ti fa io, ma perché signora? Ma perché signorina, perché imbarca una valigia vuota? Ah, in teoria sai che ci sono i carretti quelli che fanno il topoche. No, dobbiamo mangiarlo prima di andarci. L'ho visti. Visto che oggi ho fatto l'esperienza della cup, quella col ghiaccio. Mi manca ovviamente il topoche per strada, giustamente. Ah, vuoi andare a quello lì in piazzetta solito? Ma ormai è il nostro posto. È tipo, hai presente quando vai in vacanza a casa al mare e c'è la piazzetta della sera? Che vi riunite tutti là? La piazzetta. Questo è il nostro posto nel mondo. Se mai ci dovessimo perdere, siamo lì. Ritrovateci lì, ok? Se dovessimo sparire da tutto, posso dire che no, non ce la faccio. No, ma l'hai presa alla fine. Ah, che l'ho presa, ma che faccio? Non la prendo. Ma no, che non la prendi, perché io l'ho presa. Vi giuro, questa ragazza è peggio di me. Ultima sera che vedrete questo. Tutto ciò. Che stanno facendo? Che belle i capelli di lei, a parte. Che fa lei? Ah, lei canta live. Stiamo mangiando il nostro ultimo tteokbokki made in Korea, qui da un banchetto d'oro. Allora, sono qui a Seoul, le 3 di mattina, io tra 2 ore, esattamente 2 ore, devo andare a fare il check out, devo ancora farmi la doccia e fare la valigia, ti devo ancora sistemare tutto. Alla fine l'ho fatto qua sotto perché mi piaceva un sacco come punto, adesso c'è la pellicolina quella trasparente e non mi ha fatto male per un cavolo di nulla, anzi mi sono addormentata tantissimo. E appunto è la tigre, è il mio segno cinese. E l'anno in cui siamo adesso. Però vi piaccia, non avrei mai immaginato nella vita di farmi un tatuaggio in questo punto, soprattutto perché io odio la mia pancia. Però ho pensato, sì, ci sta, abbattiamo anche questo muro, e l'ho fatto. Quindi ora abbatto il muro della valigia, cerco di riprendermi. Cioè io non so neanche più con quale forza io sono in piedi e collegata in qualche modo mentalmente. Tra l'altro c'è stata una giornata molto lunga, abbiamo incontrato Marco, è veramente un tesoro, un tesoro. Queste giornate, queste ultime giornate sono state molto molto intense. Buongiorno Seoul, ultima mattina. Ovviamente non sono andata a dormire, giustamente, quindi si dirà che il primo cosa è cambiato. Probabilmente solo il fatto che sono esausta, che devo togliermi queste cose dai capelli. E che più o meno ho sistemato, devo solo provare a chiudere la valigia. Dico provare perché ora vi faccio vedere. A parte che io mi porto sempre il pesavaligia, che stavolta però ho paura di usare. Ho buttato tutte le scatole. Tra l'altro mi ero presa i cup ramen, questi qua. Purtroppo non li posso portare perché occupano troppo spazio, quindi ne ho preso soltanto un pacco. Qui dentro ci sono tutti gli acquisti. Qui ci sono i vestiti, che guardate quanto è ripieno il tutto. Quindi non so se si chiuderà, staremo a vedere. Poi ho riempito tutto il borsone. Più che altro ci sono i cacchio di peluche di Alessia, quindi staremo a vedere. Ovviamente ho riempito anche lo zaino. E poi mi dovrò portare questa busta, perché non so dove metterle. Sono altre maschere per Alessia, le scarpe e l'accappatoino che ci ha fatto trovare Yepoda in stanza. Queste sono tutte le cose da buttare. C'è un pantalone che si è rotto. Quindi ragazzi, questo è ufficialmente la chiusura di questo vlog qui a Seoul.
tra esattamente 10 minuti devo andarmi su a ritrovare con le ragazze. Ho fatto la skin care, come vedete, quindi appunto dobbiamo andare a fare il check out. È stata un'esperienza, cioè dire pazzesca è poco, ovviamente. Quando avrò la mente un po' più lucida vi racconterò. E intanto se avete qualsiasi domanda, insomma, poi metterò un box su Instagram, quindi andatemi a seguire lì. Detto ciò, vi mando un bacio, l'ultimo bacio da Seoul. Appunto si sta svegliando adesso. È un po' foggy oggi, ma vi faccio dare un'ultima panoramica sulla città. Quindi amici, da Seoul è tutto, spero tanto, ma lo so perché leggo sempre i vostri commenti, che questi video vi siano piaciuti. Io devo assolutamente andare a dormire perché guardate che occhi che ho. Quindi mando un bacio grande e speriamo di tornare presto perché è una città veramente bellissima e penso che ne abbiamo vista soltanto tipo 5%.